Ciao a tutti e benvenuti al primo video sull'elettrostatica. In questo video parleremo della carica elettrica. Che cos'è la carica elettrica? Essa è una proprietà fondamentale della materia. Essenzialmente è un mistero che cosa sia la carica elettrica e pertanto viene definita come proprietà fondamentale della materia. Un altro esempio ne è la massa, per esempio. Per convenzione al protone viene assegnato un segno più, mentre all'elettrone un segno meno, poiché la forza di interazione elettrica fra due cariche, detta di Coulomb, è diretta lungo la congiungente delle due cariche. Questa è la congiungente delle due cariche, che è quella retta che le congiunge essenzialmente. Mentre invece il verso è dato dalla seguente regola, cioè cariche destra su segno si respingono, viceversa si attraggono. Più e meno si attraggono, più e più si respingono. E l'intensità con cui si attraggono e respingono è determinata appunto dalla forza di Coulomb. A questo punto, la più piccola carica elettrica mai osservata appartiene all'elettrone. Dunque, una qualsiasi carica elettrica Q è sempre un multiplo della carica dell'elettrone. Ciò significa che la carica è quantizzata. Cosa significa che è quantizzata? Significa che non assume tutti i valori possibili e immaginabili, ma assume solo determinati valori, in particolare multipli della carica Q dell'elettrone, che è 1,6 per 10 alla meno 19 Coulomb. L'unità di misura della carica è il coulomb, il cui simbolo è C. Elettrone e protone hanno la stessa carica e generalmente un corpo non ionizzato presenta una carica neutra, cioè sono presenti delle cariche, ma si bilanciano a vicenda. Un corpo presenta invece una carica netta quando vi sono delle cariche di un certo tipo in eccesso. Ciò avviene generalmente con il trasferimento di elettroni. Il corpo assume un segno più se perde elettroni, mentre un segno meno se ne acquista. La carica netta di un sistema isolato è costante, questo è dovuto al fatto che gli elettroni non si possono distruggere e da qualche parte devono finire. Ora, esistono due tipi di materiali, conduttori e isolanti. Qual è la differenza tra questi due materiali? Che nei conduttori abbiamo una situazione in cui gli elettroni di valenza, cioè quelli sull'ultimo ottetto elettronico, sono liberi. Essendo liberi, questi elettroni si possono muovere molto velocemente e molto facilmente all'interno del corpo. Quindi, quando il corpo viene caricato, questi elettroni non restano fermi in un punto, ma si distribuiscono in maniera uniforme lungo tutto il corpo. Negli isolanti, invece, non avendo questa proprietà degli elettroni liberi, la carica resta concentrata nel punto in cui viene data. Magari si tocca un pezzo di legno in un punto con una carica. E la carica si accumula in quel pezzo, ma non si distribuisce su tutto il corpo. Quindi chiaramente non potranno condurre elettricità da una parte all'altra. Per verificare se un corpo possiede carica, si può usare l'elettroscopio. L'elettroscopio è formato essenzialmente da questo bulbo che contiene una sbarra metallica. Questa sbarra metallica all'estremità presenta, da una parte, delle foglioline, che possono essere di oro o di alluminio, perché sono materiali che conducono molto bene la carica. Mentre dall'alto si ha una parte in metallo, una specie di pulsante, di bottone. E tutto quanto questo sistema è isolato da un tappo in gomma. Prima di spiegare il funzionamento dell'elettroscopio, andiamo a vedere in che modo un corpo può acquistare una carica. Può acquistare una carica per quattro modi. Elettrizzazione per strofinio, che sulla quale non mi soffermo perché è abbastanza comune, penso che quasi tutti la conoscano. Può acquistare carica per contatto, per induzione e polarizzazione. Adesso andiamo a spiegare queste diverse situazioni vedendole proprio nel caso dell'elettroscopio. Quindi, questo è il mio schema semplificato dell'elettroscopio dove ho mantenuto soltanto la barra in metallo con le due foglioline, eliminando l'ampolla esterna col tappo, perché mi era più comodo disegnarlo. Ora, immaginiamo di avere una barretta carica positivamente. Carica positivamente e di avvicinare questa barretta carica positivamente alla nostra barra dell'elettroscopio che inizialmente è carica in maniera neutra. Che cosa succede? Essendo questa barretta povera di elettroni, perché è appunto una carica positiva, essa tende ad esercitare una forza sugli elettroni della barra, tale da farli andare verso di lei. Cioè, qui per esempio avremo tutti quanti i nostri atomi divisi in elettroni e protoni, e in particolar modo la nube elettronica andrà a condensarsi
nelle zone verso la barretta, proprio perché la barretta cerca di attirare a sé questi elettroni. E cosa succede? Che andando la barretta ad attirare verso di sé gli elettroni, da questa parte si avrà una carenza di elettroni, proprio perché si saranno spostati in alto e quindi assumeranno due segni più. Ora, poiché entrambe le sbarre hanno segno positivo, che cosa succede? Che si respingono e quindi si aprono. Quindi, se si avvicina una barretta di qualsiasi tipo all'elettroscopio, se le due foglioline si aprono, significa che carica. Non possiamo dire di che tipo di carica, né possiamo dare un valore quantitativo a questa carica, però possiamo dire che la barretta era carica. Questo tipo di elettrizzazione viene definita per polarizzazione. Questo è il tipo della polarizzazione. Esiste poi l'induzione, che essenzialmente è identica, il ragionamento, il processo è assolutamente identico alla polarizzazione. Con la differenza che in questo caso, se allontaniamo questa barretta carica positivamente dalla nostra sbarra di metallo, gli elettroni tornano a riposizionarsi dove erano prima e quindi il corpo non resta con una certa carica. Mentre invece nell'induzione ciò che si ha è che quando si toglie la barretta il corpo resta comunque carico. Perché avviene questo? Perché per esempio se io qua attaccassi a terra, cioè, per esempio, ci attaccassi un'altra barretta o comunque farei in modo che questi elettroni, anziché spostarsi semplicemente all'interno della barretta, possano fluire all'interno di un altro corpo e quindi andarsene dalla barretta. Chiaramente, quando poi questa qua si stacca, resta carica proprio perché i suoi elettroni sono stati indotti ad andare in un altro corpo e quindi se ne sono andati dal tuo corpo che assume una carica neutra. Cioè, che assume una carica netta. Infine, resta l'ultimo caso, che è quello del contatto, dove non si ha una riorganizzazione interna degli elettroni, come poteva essere per la polarizzazione, ma se avviciniamo la carica più la barretta carica positivamente e facciamo toccare la nostra barretta di metallo, abbiamo letteralmente un flusso di elettroni. In questo caso, essendo più la barretta, quindi avendone in carezza, dalla nostra sbarra fluiranno verso la barretta degli elettroni. Fluendo gli elettroni verso la barretta, è chiaro che il corpo resta privo di elettroni e quindi assume una carica positiva. Non solo, ma essendo un conduttore, la carica positiva non resta localizzata nella zona di contatto, ma si distribuisce in maniera uniforme su tutto quanto il mio corpo, la mia barretta. Quindi avremo una carica positiva anche sulle foglioline, che per lo stesso ragionamento di prima tenderanno a separarsi. Questo era il primo video di introduzione alla carica elettrica e dell'elettroscopio, e ci vediamo al prossimo video.